Ciao a tutti coach, ben ritrovati al vostro AndreLink91 su Ever Oasis. Dopo la sconfitta dello scompero, direi che è ora di andare a fare visita a chi è appena arrivato. Dunque vedo già un punto blu che è della missione e un punto rosso che è quello che devo andare a vedere. Alla fontana, però c'è Miura, Andrea, un secondo. Sì. Proprio come pensavo, rispetto all'ultima volta, sei una persona più matura, sento che ormai posso dirtelo. Hai mai visto quella strana porta che si trova nel tunnel di Retriti a sud dell'Oasi? Lì c'è il labirinto dei geroglifici, un labirinto particolare al quale si può accedere usando una delle lastre speciali. Ah no, delle lastre, non una, delle lastre speciali. Noi Baldotti abbiamo affinato negli anni le nostre tecniche combattive in labirinti come quello. Pensavo che fosse un po' troppo difficile per i bulbini, ma a vedere te adesso credo che potresti farcela. Ecco a te tre lastre, usale se dovesse venirti voglia di andare nel labirinto. Quindi potrei andare nel labirinto quando voglio. Rame coleottero, rame bestia e rame squama. Me ne mancava una se non sbaglio, perché due dovrei avercele. Allora, abbiamo qui lui che ci dice Shaure. Capo, le piante del caos sono scomparse dall'Oasi, deve essere merito del quarzo di luce. Oppure sei tu con i poteri dello spirito dell'acqua che ci hai salvato. Più o meno. Già, mi chiedo dove sia l'altro quarzo di luce, non ne ho proprio idea. A proposito, capo, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Pare che a mezzanotte, presso le sorgenti del grande albero, si aggiri un tipo molto sospetto. Non so cosa stia architettando, ma tu fai attenzione, d'accordo? Quindi a mezzanotte devo andare dalle parti del grande albero? Che ci va quello scofiguro nella nostra oasi? Boh. Sono un po' preoccupato, Andrea, forse dovremmo indagare, che ne dici? A quanto pare si fa vedere solo di notte, e allora tendiamogli un agguato. Ci vediamo a mezzanotte alla sorgente di grande albero, non ti addormentare, mi raccomando. Allora, andiamo un attimo al vivaio, perché ho visto che c'è il punto lì. Non so chi potrebbe esserci, perché non me lo ricordo proprio. Da raccogliere, forse? Ah, è vero, devo raccogliere. E su, raccogliti. Dovevo raccogliere l'orzo, non mi ricordo per cosa, ma lo dovevo raccogliere. Ah, eccola qua, era lei? Ciao, la mia richiesta non ti sta stancando troppo, vero? Sì, era lei. Vuoi consegnare sanità? Certo. Oh, mi hai portato l'orzo, ora posso preparare la zuppa, grazie. In realtà mi è arrivata una strana lettera, dice che la mia zuppa era deliziosa, niente male, vero? Sono proprio felice, e così mi sento ancora più motivata a cucinare le mie zuppe. Lascia che ti ringrazia, che condivida un po' della mia contentezza con te. Bene. Collana dell'abisso. Un serca bizzarro, che sarà quello che si aggira a mezzanotte nell'oasi. Quindi ora ingrandisce anche lei, oppure niente, era giusto così? Ah, ecco, si ingrandisce anche lei. Nuovo rango. Praticamente quando arrivano al livello massimo di potenziamento, tra virgolette, di oggetti che io rifornisco, loro possono salire di rango facendomi però, dandomi una richiesta, facendomi fare qualcosa, non è che possono darmela così a caso. Ah, ecco, ecco, questo è un altro. Proprio in diretta. Andrea, devi sapere che al mondo esiste un ortaggio davvero interessante, zucca risonante. Ah, no, no, l'ortaggio interessante non mi interessa perché non so neanche dove si trova. Dunque, per il momento non c'è nessun lo scofiguro, quindi direi che posso andare anche quella zona che mi ha detto prima Miura e vedere appunto se c'è appunto, se ci sono mostri più forti, non so cosa possa esserci. Tu nel diventare ti andiamo. Forse questa porta è l'ingresso al labirinto dei geroglifici di cui ci parlava Miura? Se non sbaglio dovresti riuscire a entrare usando le lastre che ti ha dato Miura. Ma se i baldotti vengono qui per allenarsi vuol dire che qui dentro ci sono dei nemici forti. Andrea, entra solo dopo aver fatto ogni preparativo necessario per il momento della sfida. Inserisci tre lastre, i nemici del labirinto cambiano in base alla disposizione delle lastre. Più la qualità è preziosa, più avrai possibilità di far apparire nemici potenti e oggetti rari. E beh, certo. Se gli oggetti sono più rari, anche i nemici sono più potenti, no? Mi pare giusto. Allora, vediamo un po'.
Ma se facessi... Ma sì, proviamo, non so, a caso, non ho idea. Vado a caso perché non ho la minima idea di come... se i nemici siano più forti o meno forti, boh. Labirinto geroglifici. No, del deserto. Vabbè, oh. Che ne so. Labirinto del deserto. Qui, ok, qui la prima stanza non c'è nulla. Invece. Nel labirinto ci sono quattro tipi di stanze. Contrassegnate da un colore diverso dalla porta. Nemici e trappole viola, tesori e recupero gialle. La corrispondenza varia ogni volta che entriamo nel labirinto. Questa. Nelle stanze tesoro troverai oggetti, scrigni contenenti oggetti, però uno di questi scrigni fa apparire dei nemici. Ah, fa sparire gli altri e apparire dei nemici. Ma io rompo solo le anfore invece. Quindi. Se rompo solo. Manzocado. Ah, devo per forza scegliere uno scrigno? Boh, andiamo a caso. Andiamo con questo. Con la fortuna che ho, ti pareva? Ah, Petrascippo livello 6. Beh, insomma, non è che siano... Chissà che è il Petrascippo, eh. È andato. E ha fatto sparire l'altro scrigno. Ok, allora andiamo avanti. Che bella cosa. Tanto ero sicuro che avrei sbagliato, no? Era ovvio. E ci sono delle dunette di sabbia che io ho paura a vedere. Mio Dio! Cos'è? Oh! Cosa fanno? Premendo di fronte a dei due interruttori allineanti puoi cambiare il contenuto della stanza dietro alla porta del labirinto. Gialla. Ah, solo una volta si può premere. Giustamente, giustamente. C'hanno anche ragione. Però ci sai uno, no? Dice prova per vedere se si può rifare. Non si sa mai. Melone ricamato. Gli ha fatto il punto croce. Allora io ora apro questa. Ah, fortuna. Ah, apriamo quest'altra. Questo è il nemico. Ti pareva? L'ho detto, l'ho chiamato. Quindi i nemici compaiono solo se io prendo uno scrigno del cavolo. Questo cos'è? Esamina. I punti cura ti permettono di recuperare i punti vita e tutte le alterazioni di stato. Il punto di cura usato non è più attivabile finché non esci dal labirinto. Non ne avevo bisogno, però uno preme perché... Ah, di qui non si può proprio andare. Mi ha fatto curare perché di qua ci sta il nemico. Mica stupidi. Dov'è il nemico però? Sopra la scalinata? No, più veloci, non importa. Mo la apro però. Pensavi di cogliermi impreparato, eh? Pensavi che venissi con la spada riposta, invece l'ho sfoderata all'ultimo per tenderti un'imboscata. Già non mi piacciono. Mio Dio. Allora, tu ti devi calmare. Sì, lo sapevo che avrebbe fatto questa cosa. Però ci sono andato incontro comunque, perché sono furbo io. Ah, velocità ridotta? Vabbè. Dai! L'altro gatto ligre. Sì, ma tu devi stare calmo. No, i punti di salute bassi. Pozione media e via. So benissimo come attaccano quelli della tua razza. Quindi è inutile che mi tendi queste imboscate. Ah, il gatto ligre. Il tacco. Il gatto ligre, mio Dio. Che nome ha? Era tipo una specie di boss? Di mini boss? Sto a 42%. Questo mi permette di tornare all'oasi. Con il punto di ritorno puoi uscire all'istante senza perdere oggetti raccolta. Puoi
non puoi usarlo per tornare nel labirinto. No, no, che esco, che sto scemo. Andiamo avanti, è tutta birra. Tutti i parametri dei nemici sono migliorati. Perché? Perché mi fai questo gioco? Mi odi? Nelle stanze dove si trova la turbosfera i nemici sono più forti. Colpendo la turbosfera puoi annullare per un tempo limitato il potenziamento dei nemici e rendere più forti i tuoi compagni. Punto caos. Aspetta però, punto caos come... Dov'è? Oh mio Dio! Ah, è chiuso. Sì, però dovete attaccare con me, ragazzi, sennò non ha senso sta cosa. No! Bestia! Vieni qui, vieni qui. Non attaccano con me, perché non attaccano con me? Nessun nemico perché è finita. No, mi dà fastidio la cosa che non attaccano. Perché? Leva il punto lì, ok. Quindi questa cosa fa? Ah, ci fa salire, eh beh, eh beh. Premiamo il rosso. Non so cosa faccio il rosso, ma premiamolo. Sono rimasti sotto. Ah. Che colpo. Quindi? Era staccata la capture card. Certo però che pure c'ho un jack sensibilissimo io, miseria. Miseria quanto ca... Oh, mica attaccano, e ammazzateli! Dai! Eccoci qua, porta verde. Ah, potevo anche premere gialla. Verde... No, verde è nemico. No, verde che roba era? Boh, non lo so. Andiamo, ne continuiamo. Ah, forse niente nemici stavolta. Ma magari. E invece. Pensavo di essere al sicuro io. A sti cosi, ma andate a quel paese. Sa che mi pensavo che era. Modo stanno. Petra scippo. Lo scappi. Un altro? Oh Gesù, ma perché non vengono da me? Vabbè. Dai! Ok, è andata. Che fatica. Un altro? Oh Gesù. È andata pure questa. Oh, meno male. Ce l'abbiamo fatta. Certo che alcuni punti sono stressanti però, ragazzi, La porta è quella lì. Ma ci picchia. È stata davvero lunga più che difficile. Non è stata difficile, è stata solamente lunga. È noioso quando non riesci a capire dove cavolo sta il nemico. Ok, andiamo qui. Ah, qui c'è un punto per andarsene. No, credo che continuerò. Non sento il bisogno di andarmene. Sì, sembra di sì. Vediamo come si svolge l'azione qui dentro. Allora. Ma questa... Ah, no, mi sembrava... La stanza dell'avventura di prima. Sì, era... Eh sì! Solo che il nemico è di me. No, è sempre lo scombro!
perché ce l'ha con me? Vieni qua, mo ci penso io. Ma come mi ha preso? Diamo un po' a pozione media. Ha rifornito un bel po' a pozione media, devo ammettere. Ok, vai, 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 vai. Gira, 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 gira. Dove? Perché punti a me? Ma come mi ha preso? Non è possibile. Non può prendermi in questa maniera. Sì, vabbè, vabbè, sì. Come? No, aiuto, aiuto! No, dai. Dai, no, con Maria non ci credo. Dai, con Maria. Ma... Tutti avvelenati. 2 KO. Ah, che bello. Che soddisfazione, ragazzi. Che soddisfazione. Però siamo solo all'83% della mappa. Non era al 100%. Forse l'ultima stanza è il 100%. Sì, in teoria 17%. Penso sia plausibile come cosa. Ma siamo carichi, belli e potenti. Ok, è andata maluccio. Oh, vediamo un po' che tesoro ci aspetta. Qualcosa di sostanzioso, eh. Frammento magico, pietra radiante, fiore di rame, 2, anello ancestrale, bene. Oh, è stata interessante come esperienza. Evviva! Un bel po' di roba abbiamo raccolto. Oh! È stata un'esperienza molto interessante che sicuramente mi avrà fatto salire di livello, perché questo gioco gira tutto intorno a salire del c***o di livello. Perché se non sali di livello, sei debole. Oh, ehi però. Aumenta forza, energia e magia degli alleati di AAA. Un nuovo attacco. Ma ragazzi, non so se ci avete fatto caso, io ho avuto un'abilità. Ho un'abilità ora io. Allora, andiamo alla sorgente. Perché appunto è mezzanotte, anche passata direi. Eccoci qua. Allora, chi è questo tizio misterioso? Secondo me è Serca, quello che abbiamo incontrato nella grotta nello scorso episodio. Andrea, sono qui. È mezzanotte, ma chissà se quel tipo losco si farà vedere. Che emozione! Ehi, Andrea, guarda là! Ehi, questa è una volpe? Un fennec? Questo non è da me, ma lo faccio per una giusta causa. Ma chi è? Non ho mai visto questo baldotto. De Andrea, prova a parlargli. Lo fai per una giusta causa cosa, signor o signora? Accidenti, mi ha scoperto! Ah! Ah, è scappato! Allora vuol dire che stava facendo qualcosa di non proprio corretto. Qualcosa di male, no, non proprio corretto. Forza Andrea, acchiappalo e mettilo con le spalle al muro. Per evitare che scappi di nuovo, avvicinati di soppiatto, piano piano, prima di rivolgergli la parola. Ma dove sarà andato? Ok, mi avvicino piano piano allora. Piano piano. Eccomi qui. Ciao. Ah, mi hai ciuffato, non ci credo. Sembra più un coniglio. O simile. Come? Vuoi solo ascoltare cosa ho da dire? C'è un motivo per tutto questo. Un motivo molto complicato. E tu dimmelo.
Mi chiamo Salam, della tribù dell'Aikona. L'Aiko potrebbe essere un coyote. Vengo dal villaggio Lekona che si trova oltre il passo di Ruzzolerba nella selva Kalahari. La selva Kalahari è stata contaminata dal caos che ne ha avvelenato le piante. Per noi che contiamo sui cactus come prima risorsa idrica è un problema molto grave. E poi di recente il cielo si è messo a brillare di verde indicandomi la strada. Così mi sono messo in cerca dell'acqua e sono arrivato sin qui. Ho pensato che, visto che qui di acqua ce n'è in abbondanza, avrei anche potuto. Però mi sono reso conto che rubare non è una bella cosa. Mi dispiace. Ecco, prendi, spero che basti a farmi perdonare. Ah, bulbo di melodia. Quindi la prossima cosa da fare è una sola, ragazzi. Questa era un'altra soluzione, ora è meglio che vada. Ciao. La cosa da fare è una ed è certa. Allora, Salam voleva solo fare qualcosa per la carenza d'acqua che ha colpito il villaggio Lekona. Vorrei tanto regalargli un po' della nostra acqua, ma purtroppo questa acqua svanisce appena si allontana dall'oasi. Che ne dice Andrea? Perché non porti una bibita al villaggio Lekona? Non possiamo donargli la nostra acqua, ma le bibite potrebbero già essere un bel aiuto. Prova a chiedere a Evia che gestisce la bottega di bibite. Andiamo da Evia allora! Ma tutto questo nel prossimo episodio, Cuge. Però c'è Roto che ha. Buonasera, quando è sul tramonto inizia a far freddo, non noti? Ah, ok, frumenti. Esiste un ortaggio. Ah, ma va in giro, ha chiuso il negozio. Come ti permetti tu di chiudere il negozio? Tu devi lavorare fino a quando non ti fanno male le orecchie. E le orecchie difficilmente fanno male se non le stuzzichi. Ad ogni modo, vedi questo? Le bibite lavorano anche se stanno chiuse, vedi? Mannaggia il roto. Ad ogni modo, Cuccio, lo faremo tutto nel prossimo video. Andremo a vedere cosa ha da dirci Evia, che gestisce appunto i negozi di bibite. Organizzerò un'altra golosagra perché ho raccolto tutti quanti gli stampi interessati, diciamo così. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione ci sono dei link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!